La banca dati Giurisprudenza comunitaria contiene il testo integrale delle sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia e dal Tribunale di primo grado della Comunità europea. Alla banca dati puoi accedere dalla homepage di Pluris in due modi. Cliccando su Banche dati e poi su Giurisprudenza comunitaria, oppure dopo aver impostato una ricerca full text e aver attivato la casella Giurisprudenza, cliccando sulla linguetta Giurisprudenza UE nella lista dei risultati. Impostare una ricerca è facile e intuitivo. Puoi effettuare una ricerca per parola chiave, individuare un preciso intervallo temporale, inserire gli estremi di una sentenza, esplorare l'indice delle voci di classificazione, selezionando il tema di interesse. Se conosci i riferimenti normativi della sentenza che stai cercando, puoi inserirli negli appositi campi. Dopo aver avviato la ricerca, Pluris fornisce la lista dei risultati. Un breve testo descrittivo aiuta a comprendere meglio la corrispondenza di ogni risultato alla ricerca impostata. Si chiama Word in Context. Con un doppio clic si accede ai documenti. Puoi consultare le diverse sezioni della sentenza cliccando sul link corrispondente. Intestazione, svolgimento del processo e motivi della decisione, PQM. Nel testo, la parola chiave oggetto della ricerca è sempre evidenziata in rosso. I provvedimenti collegati, invece, sono evidenziati in blu. Grazie al link ipertestuale, accedi al testo integrale della norma. Il box Correlazioni, sulla destra, ti consente di approfondire la ricerca consultando tutti i documenti collegati negli altri archivi di Pluris. Puoi accedere, ad esempio, alla banca dati Giurisprudenza di merito per consultare il testo integrale delle sentenze collegate, oppure accedere alla banca dati Corte Costituzionale per conoscere le pronunce della Suprema Corte. Ogni documento può essere salvato, archiviato, stampato, annotato. Il tasto Torna ai risultati consente di ritornare alla lista dei risultati della ricerca. Il tasto Nuova ricerca consente di impostare una nuova ricerca azzerando i risultati della precedente. Per agevolare la lettura, puoi scegliere la dimensione dei caratteri.